Con l'ultima ordinanza, la numero 35, firmata la vigilia di Pasqua, il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha di fatto prorogato le zone rosse della Valfino e dell'area Vestina fino al prossimo 19 aprile, con la novità Picciano. Infatti, il piccolo comune della provincia di Pescara, ai confini con Penne ed Elice, è stato escluso dalla nuova proroga, dove comunque restano in vigore le regole dettate dall'ultimo DPCM. Io voglio ringraziare i cittadini che hanno capito la gravità del problema. E quindi io come sindaco mi sono adoperato notte e giorno con il megafono a cercare di farli capire che dovevano rimanere in casa, di uscire solo per motivi esigenti seri. Volevo solo chiarire una cosa, che noi non avevamo fatto nessuna richiesta per entrare nella zona rossa, ma con una relazione della ASL ci hanno inserito nella zona rossa e con i numeri che la ASL ha constatato, evidentemente hanno ritenuto giusto e opportuno i tecnici di tirarci fuori e ci hanno, da oggi siamo fuori dalla zona rossa. Adesso mi auguro che lo Stato, il Governo, la Regione possa intervenire con risorse importanti per dare una mano a tutte queste attività che avevano fuori da Picciano, che non hanno potuto riaprire, che non hanno potuto lavorare per diverso tempo. Restano, come detto in precedenza, attive le norme restrittive per gli altri comuni delle zone rosse, tra cui Castiglione e Messer Raimondo, uno dei centri più colpiti della regione. Proprio il sindaco di Castiglione, Vincenzo D'Ercole, ha ricevuto nei giorni scorsi la chiamata del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Il capo della Protezione Civile Nazionale si è sincerato della situazione del mio comune e di tutta la Valfino. Abbiamo parlato un attimo dei numeri dei contagi e dei deceduti, e in più, nella stessa chiamata, è stato coinvolto anche il responsabile regionale della Protezione Civile, Silvio Liberatore, il Toto Liberatore, con il quale il capo nazionale si è confrontato sulle strutture ospedaliere che sono sul territorio, e in più il capo della Protezione Civile ha dato la massima disponibilità per qualsiasi problematica, sia mia che dei sindaci vicini. Sì, sicuramente sia i tamponi che appena sarà disponibile anche l'analisi sierologica per capire appunto chi si è immunizzato e chi invece non ha avuto il virus, quindi entrambe le analisi chiediamo per tutta la popolazione. La proroga delle zone rosse fino al 19 di fatto mantiene in vita ancora tantissimi dubbi per quanto riguarda le aziende e di conseguenza i tanti lavoratori che ormai da più di un mese sono fermi perché impossibilitati ad uscire dai paesi. Ci sono più problematiche da affrontare, oltre alle aziende, come ha detto lei, ma il problema è anche appunto di quei lavoratori che non sono riusciti dalla zona rossa, che in qualche modo dovranno essere indennizzati. Ma mi auguro che non avremo più cattive notizie, quindi di nuovi positivi, di nuovi decessi in quest'area, così da poter piano piano iniziare a riaprirci e a tornare verso una lenta normalità. Infine, pochi minuti fa è stato lo stesso sindaco, tramite un post su Facebook, a condividere la notizia del primo cittadino guarito a Castiglione Messer Raimondo.